Buongiorno YouTube, benvenuti in un nuovo video. Allora, ho appena girato un video che mi è costato comunque della fatica, nel senso che ci ho lavorato un po' a livello di editing, avevo fatto un video completamente diverso, poi l'ho voluta buttare in un altro modo, insomma, mi è costato veramente del tempo. E non solo del tempo in realtà, perché io mi ostino a dire che fino a una certa età ero una lettrice piuttosto asettica, nel senso che diciamo che le letture mi arrivavano fino a qui e poi non procedevano oltre, ecco. Sono cambiata molto negli ultimi anni, nel senso che sono diventata una lettrice piuttosto emotiva. Quindi rileggere Mouse per me è stato di nuovo un impatto piuttosto forte, nonostante io cerchi di non ammetterlo a volte. Per di più, per fare un video che fosse decente, perlomeno io la vedo così, mi sono sparata anche una bella serie di documentari a tema che obiettivamente non sono esattamente, voglio dire, dei documentari su fiori e polline, ecco. Visto che io sono profondamente convinta che non esista un solo tipo di fumetto che valga la pena leggere e che gli altri invece siano da scartare, ho deciso che parallelamente a quel video, che come dicevo porta con sé un certo impatto emotivo, anche se magari non ti sembrerà dal video, ho deciso di fare un video completamente diverso, però su un tema affine. Allora, se si parla di Seconda Guerra Mondiale, tutto quello che mi viene in mente è ammantato di una coltre nera e buia. Ok? Quindi non è che io abbia questi ricordi particolarmente felici legati a quel periodo, neanche per quanto riguarda le letture. Ma innanzitutto avrei potuto parlare anche di Life in Pictures di Will Eisner, che è già, come dire, una visione molto diversa, perché comunque è un fumettista che vive la guerra dal punto di vista effettivamente del mondo del fumetto, quindi è già un settore diverso, voglio dire. Ma invece ho voluto parlare di una cosa ancora nuova, visto che comunque di Life in Pictures un pochino ho parlato nelle letture di dicembre. E vi parlo di qualcosa che di solito è appannaggio del fumetto umoristico, quello leggero che non vale la pena leggere. Allora, penso che non sia particolarmente una novità o una sorpresa per chi conosce già un po' i fumetti italiani, ma c'è un autore che mi viene in mente quando si parla di fumetti sulla Seconda Guerra Mondiale. Di chi sto parlando? Chiaramente di Bonvi. Di Bonvi io possiedo tre bei volumi. Possiedo questo, che è un volume come un altro delle Sturmtruppen, in realtà delle edizioni Corno. Io ho venduto tantissima della roba dell'edizione Corno perché c'è poco da fare, dopo una certa età le cose ingialliscono, ecco. A me, io non sono allergica, ma comunque mi dà un po' fastidio il naso per questo genere di cose, quindi questo è uno dei pochi superstiti, ecco. Questo è carino, comunque un bel volumino sulle Sturmtruppen. Dopodiché ho, strano, sei proprio sorpresa, lo so, ti sarai proprio sorpresissimo, ho questo volume su Nick Carter dei classici del fumetto di Repubblica Serie Oro, ma quello di cui parlo oggi è un volume un po' più sostanzioso ed è questo. Le Super Sturmtruppen. Praticamente non esiste il vero e proprio omnibus delle Sturmtruppen, ma questo è quello che ti puoi aspettare più omnicomprensivo possibile sul tema delle Sturmtruppen. Dunque, questo è un volume in realtà che non è di per sé mio, nel senso che io l'ho regalato a mio padre, che è un amante delle Sturmtruppen. Dunque, questo volume è, parliamo un attimo di edizione, è edito Magazzini Salani, come puoi vedere, è un volume veramente piuttosto grande, se vedi rispetto alla mia testa, ok? Le pagine non sono bianche, sono praticamente catarifrangenti, è una bellissima carta, e le strisce di Bonvi sono presentate così, voglio dire, è mantenuto più o meno il formato, e si susseguono però, voglio dire, a un ritmo piuttosto serrato rispetto alla striscia, diciamo, normale, diciamo così. Infine, nella parte, ma non necessariamente nella parte finale del volume, comunque, ci sono anche qualche sketchbook, qualche, diciamo, making of delle vignette. Questo per quanto riguarda l'edizione. Visto che, come ti stavo dicendo, io questo video lo voglio improntare come qualcosa di più leggero ma non di scontato, ecco, eccomi a girare un video sulle Sturmtruppen. Dunque, non mi dilungherò questa volta su, non lo so, date, pubblicazioni, eccetera, ti lascio scoprire queste cose da solo. Cosa ti posso dire io sulle Sturmtruppen? Dunque, dicevo che secondo me non esistono fumetti di serie B. Purtroppo, esattamente come nei libri, esistono fumetti che possono non piacere, esistono fumetti che possono essere più scadenti per qualche motivo, anche solo che per l'edizione, magari un'edizione di quelle in carta pecorite che scricchiolano, non ci invoglia a leggere un fumetto come l'edizione che ti ho appena mostrato del Truppen, voglio dire. Perché fare di una striscia umoristica che poteva essere venduta per pochi spiccicà da uno praticamente, un volume così di lusso? Dunque,
Le Sturtruppen sono uno dei fumetti satirici che io ho preferito probabilmente in assoluto. So che continuo a dirlo, ma io ti parlo di cose che mi sono piaciute, se no non ne parlerei particolarmente. Ogni tanto lo faccio, ma non vuole essere il tema centrale dei miei video, diciamo. Dunque, nelle Sturtruppen abbiamo una visione che è molto diversa da quella che puoi aver visto in Mouse e in Life in Pictures di Eisner. Cioè, non stiamo parlando né di un deportato né di una persona, diciamo un civile che vive la guerra da quel punto di vista. Stiamo parlando di soldati che vivono la guerra perennemente al fronte. Praticamente le Sturtruppen, se vai a cercare online, ti vengono indicate come qualcosa di legato alla Seconda Guerra Mondiale. In realtà, secondo me, perlomeno, c'è anche una discreta tematica per quanto riguarda la Prima Guerra Mondiale, perché più o meno è chiaro che in alcuni punti si parla di guerra di trincea. Nella faccenda Sturtruppen ci sono pochi personaggi molto ricorrenti. Ci sono, diciamo, i soldati semplici, ecco, e poi le due macchiette vere e proprie del fumetto sono il dottore e il cuoco della faccenda, diciamo per quelli più ricorrenti. Dopodiché, quello che è spesso in copertina, il motivo anche per cui mi sono vestita così, in realtà, è il Generalen, ecco, che è il o comandante, no, Colonellen, ecco, da seconda, ma comunque c'è una figura di potere che esercita appunto il suo dispotismo verso i suoi sottoposti. Dunque, le Sturtruppen sono sia un racconto di lacrime e sangue, voglio dire, quindi non si parla comunque di fiori e polline, per tornando a quello che si diceva prima, ma c'è un tono che è totalmente diverso. La satira è in ognuna delle vignette disegnate da Bonvi. Perché mi piace così tanto? Allora, innanzitutto è una satira particolarmente intelligente. Al di là dell'accento pseudo-tedesco, appunto per cui sei amiche e non emiken, ecco, ci sono un sacco di riferimenti molto molto intelligenti. Una delle cose su cui la critica ha puntato, diciamo, il riflettore è il fatto che della televisione sia vista come una specie di arma finale, come una specie di nuova arma che può essere utilizzata sulle masse come non si era mai visto prima. Questo già è una critica molto intelligente a quello che poi diventerà la televisione. Questa, per dire, una delle cose, fra virgolette, un po' più intellettuali, ma ci sono tantissimi riferimenti più o meno grandi che ci fanno riflettere su come effettivamente sia stato vivere la guerra, la grande guerra, voglio dire, in quanto soldati, cosa che la mia generazione ovviamente non può dire di aver fatto di prima persona. Perché le Sturtruppen possono essere una parte importante di questo tipo di letteratura, secondo me. Innanzitutto è una letteratura che è, come posso dire, che è testimonianza comunque, nel senso che lo scenario comunque non è, voglio dire, Fantasilandia, cioè comunque gli scenari sono molto riconoscibili, non tanto quanto come, non lo so, quella determinata località tedesca, voglio dire, ma l'atmosfera, lo sfondo, l'accampamento, sono tutte cose che sono riportate più o meno come mi immagino siano effettivamente andate le cose. Quindi l'attinenza storica in questo senso comunque c'è. Questo per parlare di tutte cose che diciamo potresti intuire a una seconda lettura forse, ma comunque alla prima lettura le Sturtruppen sono un fumetto divertente. Ti assicuro che non è una cosa magari per cui ti sganascerai a ogni striscia, voglio dire, ma secondo me sono particolarmente intelligenti come risate, ecco, e questa è una cosa che a me fa sempre molto piacere. Il tono centrale però è quello della satira, non dell'ironia vera e propria, ecco. Diciamo che per parlare di un umorismo italiano, che a me di nuovo piace, ma che comunque non piace proprio a tutto il mondo, ecco, si può parlare dello stesso umorismo di Paolo Villaggio in Fantozzi, cioè comunque persone che sono vessate continuamente dal capo dei capi, cioè cose di questo tipo, e sono allo stesso tempo alle prese con le loro con i loro problemi più basilari, voglio dire, che vanno dalla gavetta, dal rancio, a questo tipo di problematiche, piuttosto il fatto che faccia freddo, il fatto che non riescano a accendersi la sigaretta, il fatto che quello che gli cucina il cuoco faccia schifo, eccetera. In generale, appunto, io vorrei ricordarti, per quanto mi è possibile, che il fumetto è un, come posso dire, non è un genere letterario limitato, ecco.
è una letteratura a parte in un certo senso, quindi se vuoi proprio paragonarlo alla letteratura, diciamo, di narrativa normale, fra virgolette, a cui siamo abituati con i libri, io credo si possa fare esattamente lo stesso tipo di ragionamento. Quindi ne esiste un comparto più classico, ne esiste un comparto più famoso effettivamente, ne esiste un comparto che ha ricevuto più premi. Tuttavia, per quanto Maus effettivamente abbia con sé, porti con sé un carico completamente diverso dal punto di vista emotivo, della ricercatezza storica, mettici quello che vuoi, secondo me in un bacino di cose dedicate al ricordo, all'importanza di avere chiaro cosa voglia dire infilarsi in un conflitto mondiale, ecco, credo che le Sturmtruppen abbiano un ruolo di assoluto rilievo in questo senso. A prescindere dallo schieramento politico, a prescindere dall'ideologia di fondo, a prescindere da un sacco di cose di cui si potrebbe parlare a lungo, ovviamente. Ho visto che sono diventata praticamente Katari frangente, mi sono spostata un pochino, ma mi sembra che la situazione non migliori più di tanto, ecco. E io ho la carnagione molto chiara. Questo si è visto, penso, in Maus, che sono anche senza trucco e in realtà non stavo neanche benissimo. Quindi poi a posteriori ho pensato, in realtà avrei potuto fare un video senza trucco in un giorno in cui stavo bene. Questi sono dettagli a cui uno pensa dopo, in fase di editing probabilmente. Comunque, Maus, appunto, spero non ti sia stato effettivamente un video totalmente inutile, nel senso che ne avevano già parlato in tantissimi. Io però ho voluto parlarne, ecco, mi sarei sentita in colpa, diciamo, a fare un video sulla giornata della memoria, che poi cosa che ho deciso io, nessuno mi ha obbligato, voglio dire, ma mi sarei sentita in colpa a non parlare di Maus in questo senso. Tuttavia mi sono sentita altrettanto in colpa quando ho detto, cavolo, ma ho fatto un video solo su Maus. Quindi ho fatto un video così, diciamo, fra virgolette, alla buona, su un fumetto che io spero tu avrai voglia e tempo di recuperare, magari non nell'edizione che ho io, voglio dire anche una striscia singola, secondo me ne vale la pena. Le fonti online sono notevoli, quindi trovi sicuramente qualcosa di più specifico rispetto a quello che ho detto io. Non so ancora esattamente come mi muoverò, nel senso che io di solito con questo genere di cose scrivo una sorta di articolo, un post sul mio blog. Non so se in questo caso farò lo stesso, perché comunque non so, magari non sembra dai video che sto facendo, ma sto studiando un po' di più in questo periodo per preparare un esame che è tostino, ecco, e quindi non so se avrò il tempo di fare anche quella cosa lì. Nel caso ti possa interessare, io ho fatto per esempio una cosa simile, cioè un post dedicato a una data, effettivamente nel 5 di novembre. Quindi per dire, io queste cose le faccio anche, dipende dal tempo che ho, ecco. Detto questo appunto vuole essere un video più leggero, però vorrei proprio lasciare intendere, per quanto mi sia possibile, che per quanto mi riguarda io non faccio distinzioni fra un genere e l'altro, cioè non definisco in nessun modo un fumetto umoristico come un fumetto di serie B, ecco. Semplicemente io avrai capito che non ho un umorismo particolarmente facile, quindi non è così facile che una cosa mi faccia ridere e che io te ne parli bene, ecco, questo è il senso. Però, quando ci sono, ne parlo volentieri, ecco, questo è il caso delle Sturmtruppen. Con questo ti saluto, visto che stiamo parlando di un video un po' più leggero, ti ricordo che ti ho lasciato tutti i link a cui mi puoi trovare sui social in descrizione. Nel mio caso rispondo a chiunque mi scriva praticamente su quasi tutti i social network in questione. Sappi che, lo so, non sono proprio il massimo, magari in questo senso, ma ho creato la pagina di Facebook proprio perché mi era stata richiesta, perché io non avevo neanche più la pagina personale su Facebook. Non mi fa impazzire come metodo, ci sono tante cose che non mi piacciono, quindi noterai che molti dei contenuti che io carico sulla pagina di Facebook sono in realtà importati di seconda mano dall'account di Twitter. Quindi sappi che più o meno se mi segui su Twitter hai il panorama generico di tutte le cose che vado a pubblicare, quindi non ti, come dire, non ti stupire se un po' di cose che spaccio sono le stesse sull'uno e sull'altro social network, ecco. Detto questo, io come al solito ti saluto. Ti ringrazio di esserti iscritto al mio canale perché comunque gli iscritti sono aumentati e io a volte mi dimentico di ringraziarti del supporto. Con questo cos'altro posso dire? Ci tenevo a fare due video in realtà a proposito di una giornata come questa, cioè del 27 gennaio. Ripeto, lo so, nessuno me lo ha chiesto, nessuno, come dire, mi ha obbligato a farlo, ma mi sembrava un tema che potessi affrontare parlando di qualcosa che conosco, cioè dei fumetti. Detto questo, io veramente davvero ti saluto e ci vediamo al prossimo video se vorrai.